Prima giornata di campionato e primi tre punti per il Pescara che, come da pronostico ma soffrendo, supera all'Adriatico Giovanni Cornacchia l'Ancona Matelica per 2-1, festeggiando al 91esimo il successo. I tre punti sono arrivati grazie alle reti di Nzita e Zappella nel finale, ma da domani si inizierà già a pensare alla gara di Carrara. Oteri nel 3-4-3 lancia dal primo minuto a sorpresa Chiarella in attacco, in difesa spazio a Frascatore e Cancellotti con Drudi. Nessuna novità a centrocampo fra gli ospiti. In campo invece gli abruzzesi Deramo, Di Renzo e Fagioli, oltre all'ex biancazzurro del sole, 3.500 gli spettatori sugli spalti. Avvio di gara pimpante con il Delfino in avanti al decimo, però per gli ospiti su punizione del sole chiama Di Gennaro al salvataggio in angolo. Al 14esimo doppia occasione per i biancazzurri, prima con Dursi che chiama al salvataggio il portiere della formazione ospite, poi sul corner seguente palo clamoroso di De Marchi a due passi dall'estremo ospite. Sale di giri la squadra di Oteri che spreca troppo pur mantenendo il controllo del gioco. La formazione di Colavitto non sta però a guardare e al 31esimo in contropiede sereni a sfiorare il montante della porta abruzzese. Al 35esimo minuto il Pescara sblocca meritatamente il risultato con Zita che, liberato da Dursi in area con un missile, mette il pallone alle spalle di Vitali. Esultano i 3.500 dell'Adriatico Cornacchia con i biancazzurri che si sbloccano e continuano poi a premere con Dursi, pericoloso anche al 43esimo quando trova la respinta del portiere dell'Ancona Matelica. Nella ripresa pericolosissimi gli ospiti all'11esimo con la traversa piena di sereni su servizio di Del Sole, meglio i biancorossi con il Pescara che dopo lo scampato pericolo si rivede al 14esimo con De Marchi che in area marchigiana si divora il gol del 2-0 con Vitali reattivo. Gol mangiato, gol subito con l'ex Castelnuovo Alessandro Fagioli che al 18esimo sorprende Frascatore mettendo alle spalle di Di Gennaro. Auteri non ci sta e manda in campo Bocic e Marilungo per Chiarella e De Marchi. Fra gli ospiti fuori Fagioli e Del Sole per Moretti e Rolfini. Riprende ad attaccare gradualmente la squadra di casa con Dursi pericoloso al 22esimo. Preme la formazione abruzzese costretta a riprendere praticamente dall'inizio il match dopo il pareggio marchigiano. Al 36esimo Ancona Matelica però pericoloso su punizione di Gasperi con Di Gennaro che si salva. Emozioni a grappoli allo stadio Adriatico con Ferrari che poi al 38esimo a porta vuota colpisce la traversa prima dell'assedio finale del Delfino che viene premiato al 91esimo dal gran gol di Zappella con il Pescara che incassa così i primi tre punti della stagione.